La situazione presso il polo di mantenimento delle armi leggere Terni è una situazione quanto mai insostenibile. La carenza delle maestranze, la carenza d'organico sta portando lo stabilimento a rinunciare a delle commesse. Questo fatto indubbiamente rende nel tempo lo stabilimento improduttivo. Ad oggi ci sono 88 persone come carenza di personale all'interno dello stabilimento, ci sono alcuni reparti dove siamo stati costretti a chiuderli perché non c'è più la presenza di persone. Questa carenza di personale cosa porta? Porta a dire il nostro è uno stabilimento sinergico, che se non funzionano alcuni settori si ferma tutto lo stabilimento. Le faccio un esempio, la mancanza di saldatori sta fermando la meccanica. Se la meccanica è ferma, stanno ferme magari 20, 30, 40 persone. Questo stato di fatto vi sta portando all'impasse completo di uno stabilimento come quello di Terni. Noi abbiamo lanciato più volte un grido, come dire, di aiuto da parte delle istituzioni locali e non solo al fine di risolvere questo problema. Allo stato attuale non abbiamo risolto alcunché. È in corso un concorso per 6 persone, ma voi dovete considerare che da qui al 2021, perché poi i concorsi sono di natura triennale, di solito la loro durata è triennale. Da qui al 2021, dicevo, ci sarà una carenza di 154 persone certe, senza contare quello che potrà avvenire con quota 100 e senza contare quelle che potranno essere le persone che potranno essere collegate al rimborso con i 41 anni e 10 mesi e con i 42 anni e 10 mesi. Quindi, come vedete, ormai è uno stabilimento che si avvia al suo dimezzamento e questo rende di fatto uno stabilimento non solo improduttivo, ma stiamo venendo meno anche a quella che è la mission dello stabilimento, quindi non riusciremo più a rispondere alle esigenze della forza armata. Questo nei fatti è quello che sta succedendo oggi a Terni. E perdere uno stabilimento di una potenzialità di circa 384 persone, penso che questa città non se lo possa permettere.